i my Buongiorno, domenica 13 ottobre 2019, siamo in onda con tutto il calcio regionale minuto per minuto eh, sul canale Radio Roma Futura. Buongiorno da Fulvio Ventura e da Paolo Franzino, buongiorno a tutti. Sarà una domenica ricchissima di campi collegati. Penso quest'oggi tocchiamo il nostro picco da inizio stagione. Eh, sperando che non ci siano inconvenienti o piccoli contrattempi, come purtroppo ci è spesso capitato in queste prime giornate, eh, quest'oggi abbiamo un piatto veramente ricco. Avremo in diretta le avventure, le disavventure di Unipomezia, Ottavia, Montespaccato Savoia, Aranova, Real, Montrodondoscalo, Corneto, d'Arquigna Villalba, Ocres Moca contro Tivoli Calcio 1919. Altro big match di giornata, quello che vedrà sul uh, qui: giocare a Roma, San Basilio. L'Atletico Lodigianni contro la Procisterna. E un altro bel match sempre nel girone B di Eccellenza, Fornia-Itri. E poi scendendo in promozione: Fregenio Maccarese contro Santa Marinella. Una giornata veramente ricca. Esatto, e adesso andiamo a vedere eh, come di consueto tutte quante le partite di oggi, partendo eh, proprio dall'Eccellenza, dal girone A: Boreale Donorione-Anzio alla Camilluccia a Danzio, a Danzio al derby di Nettuno tra Falasche Lavigno e Virtus e Nettuno, Monte Spaccata-Ranova, Avignanello, Monticimini-Cinzia, Real Monterotondo-Scalo-Corneto, Unipomezio-Ottavia, che ricordiamo inizia alle ore 11.30, Villa Albativoli, Civitavecchia-Vigor-Perconti e sporting eggenzano e Redum e Monterotondo saranno invece le partite del pomeriggio, delle ore 15.30. Nel girone B invece Arce Palestrina, Astrea Gaeta, Atletico Lodigiani, Procisterna, Audace Campuseur, Casalbarriera, Atletico Vescovio, Formia Itri, Pontini Pagliano Vissezzi insieme a Sogna e il pomeriggio Sora Morolo. Allora, prima di andare alla, a vedere la, il programma gare della promozione, vediamo la classifica prima dell'inizio del match. Eh, ricordiamo lo stato al momento: nel girone A di Eccellenza al comando un trio Vigor Perconti, Real, Monte Rotondo Scalo ed Unipo Mezzi a quota 10. In seguito il Monte Spaccato con 9 punti. 8. Le lunghezze per un folto gruppo di squadre: Corneto Tarquinia, Monticimini, Anzio, Boreale, Don e Civitavecchia. 7 delle lunghezze per l'altra squadra di Monte Rotondo, l'Eretum, poi Sporting Genzano 6, 5 punti per Virtus Nettuno, Villalba, Ocres, Moca e Tivoli, 1919, impegnate quest'oggi in un derby dell'Interland Tiburtino, poi a quota 4 Aranova ed Ottavia, 3 Falaschi e Lavigno e chiude la Cinzia con 2 punti. Nel girone B invece guida... Con 11 punti il Palestrina, inseguito è proprio il caso di dirlo dall'Atletico Lodigiani e dall'Ausonia, con 10 lunghezze. Poi Gaeta 9, Astrea, Vissez ed Audace. 8 punti: 7 le lunghezze per la Procisterna, l'Atletico Vescovio, Litri ed il Formia, 6 per il Casal Barriera, 5 punti: per Città di Pagliano e Sora. A quota 4, l'Arce. Chiudono a 3 punti: Campus, Eus, Campus Euro, Scusate, Morolo e Pontigna andiamo allora in promozione con le gare della mattina del girone A Bomarzo Cerveteri, CSL Soccera Grifone Giallo Verde, Fiumicino Montemario, Fregene Maccarese, Santa Marinella Luis Almas Roma, Montefiascone Canale Monterano e Nuova Pescia Romana Vigora Acquapendente alle ore 15.30 chiudono il programma Doc Gallese, Montalto e Tolfa Ronciglione United nel girone B anche qui 7 gare mattutine BF Sport Nova Auto, Fiano Romano Sporting Montesagro, Football Montesagro Amatrice, La Rustica Ariano Sant'Angelo Romano, Passo Corese, 7 Bagnacchia Vicovaro e Zena Certosa con Vissubiaco Guidonia alle ore 15.30 e, e Cantalice Nomentum alle ore 18.00. La classifica di questi primi due gironi nel raggruppamento A: il Fiumicino è a quota 13, Città di Cerveteri e Santa Marinella 10 punti, 9 le lunghezze per la nuova pescia romana: il Monte Mario e l'Almas, poi Grifone, Grifone Giallo Verde e Montefiascone 8, 7 punti per Montalto, Luis, Tolfa e Canale Monterano. Ronciglione United 5, Fregene Maccarese e Bomarzo 4, Vigor Acquabendente 3, CSL Soccer 2, Doc Gallese 1 punto. Nel raggruppamento B guida il Riano con 13 lunghezze, a quota 12 troviamo il Football Montesacro ed il Sant'Angelo Romano. 11 punti per il Fiano Romano, 10 per la Rustica e Vis Subiaco, Cantalice 9, Zena e Vicovaro 8, Settebagni 7, Nomentum e BF Sport 6, Passo Correse 4, 3 le lunghezze per Guidogna e Certosa, 2 per Novauto, Pro Roma ed Amatrice, 0 punti per lo Sporting Montesacro. Passiamo alle gare del Girone C, Atletico Acilia, Nuovo Coslatina, Centro Sportivo Primavera, Indomita Pomezia, Monte San Biagio Palocco, Pescatori Ostia, Polisportiva De Rossi, Sabaudia, Real Rodolfo Morandi, Virtus Ardea, Terracina e v Roma Team, Atletico Benzizza. Alle ore 15 invece, Pian Due Torri, Fonte Meravigliosa e Santa Mene delle Mole Ostia Antica. Concludiamo con il Girone D, dove le gare mattutine saranno invece 8 e sono Atletico Morena, Torre Angela, Atletico Zagarolo, Lupa Frascati, Ceccano, Atletico Cervaro, Monte San Giovanni Campano, Colleferro, Ferentino. Anitrella, Lodigiani, Atletico Torrenova, Real Cassino Colosseo Aladri, Secca Polisportiva De Chiena. e poi alle 15.30 Rocca Priora Giardinetti. Le classifiche del girone C, il Terracina al comando con 15 punti, poi Centro Sportivo Primavera 12, Atletico Bainsizza ed Indomita Pomezia 11, 10 le lunghezze per Pescatori Ostia, Polisportiva De Rossi e Fonte Meravigliosa, v Roma Team, 8 punti, 7, Nuovo Costa Latina e Palocco, 6 lunghezze per l'Ostia Antica, 4 per Piano Torri, Atletico Sciglia e Monte San Biagio, 3 per il Morandi, il Santa Maria delle More e la Virtus Ardea, chiude il Sabaudi a 0 punti. Nel girone D, al comando un duo, Atletico Torrenova. Ed Atletico Cervaro a quota 11, inseguite da un trittico Lupo Frascati, Anitrele e Ferentino a quota 10, poi Città di Monte San Giovanni Campano 9, Atletico Morena 8. 7 punti per Rocca Priora Colleferro e Torre Angela, 6, quelli di Alatri, Tecchiena e Real Cassino a quota 4, Ceccano ed Atletico Zagarolo Giardinetti 3, Lodigiani e Roccasecca chiudono la classifica con 2 punti. Paolo, questa è stata una settimana veramente. Uh, piena di notizie, esatto. la Coppa Italia, i cambi di allenatore, Però una notizia non l'abbiamo già questa mattina. Alessandro Natali non è fra i campi collegati. E questa, è... <ride> e questa è proprio una notizia. Visto che... Esatto, <ride> eh, penso eh. che non si sia perso una partita cioè, negli ultimi 15 anni avrà. Penso saltato tre partite all'appello. Forse sì, solo quando si è sposato. Giusto, esatto, <ride> giusto esatto. quando si è sposato. Poi è stato sempre presente. Oggi invece è una domenica è di riposo. Carica esatto. a tutti quanti i grandi campioni. Quindi esatto. buon divertimento a Alessandro Natale e consorte che stanno facendo un bel weekend fuori. Eh. E allora, cominciamo con le notizie. Esatto, sì, cominciamo con le notizie. Io direi di partire eh, proprio dai cambi di allenatori che ci sono stati, perché è stata veramente una settimana traumatica per, eh, per gli allenatori di Eccellenza e Promozione. Ci sono stati tre cambi in Eccellenza e due in Promozione. Quelli eh, dell'Eccellenza, la, diciamo, la notizia di spicco è quello dell'esonero di Andrea Di Giovanni, che era arrivato già nella giornata di domenica, nel, nel pomeriggio di domenica dopo la sconfitta contro il Montespaccato Un. Un allenatore eh, di Giovanni che paga comunque l'avvio della Tivoli l'attuale quattordicesimo posto in campionato, comunque lontano dalle ambizioni ehm, della squadra. Che adesso eh, sarà allenata da un nuovo allenatore che è Fabrizio Paris, eh, l'ex Rieti che ha eh, già esordito sulla panchina della Tivoli nel 5-2 in coppa rifilato alle retume Monterotondo. Di un buon esordio oggi è atteso sul campo una sfida sulla carta abbastanza facile per una squadra comunque attrezzata eh, come la Tivoli, anche se ha perso già alcuni giocatori, si stanno forse preparando per un mercato di riparazione, vedremo cosa farà la compagine di Burtina Esatto, perché oltre alle sone di Giovanni sono stati eh, tagliati dalla, dalla rosa Maranto Blu eh, Simone Calabresi che è stato eh, rimpiazzato dal classe 1981 Stefano Scardala e, e poi due fratelli di Giovanni, Luca e Daniele i figli del, del tecnico Andrea e tra l'altro per eh, il secondo taglio in, in due anni per Daniele Di Giovanni che già era stato diciamo, allontanato dalla prima squadra dopo l'esonero eh, lo scorso anno di, del padre Andrea che poi dopo venne richiamato in sostituzione di Bragaccia. Esatto, l'anno scorso la Tivoli fu una vicenda un po' singolare, ricordava un po' quella di, di Francesco, eh, a tempi del Sassuolo, esonerato il suo sostituto, non fece meglio di lui, tornò in corsa e fece una cavalcata vincente nel caso di Di Giovanni alla Tivoli con la vittoria poi dopo del campionato e quindi il passaggio in Eccellenza. Esatto, esatto. Appunto, poi, eh, oltre, oltre a questo, c'è stato il, un cambio di allenatore anche al Sora, dove è stato esonerato Ezio Castellucci, anche lui. Eh, comunque, paga diciamo, un inizio non troppo positivo, anche se poi, dopo dal, dalla pagina Facebook del Sora, eh, ciò che è stato comunicato è poi eh, diverso dai, diciamo dalla condotta in campo della squadra bianconera, visto che eh, è stato esonerato per, non per motivazioni sportive, cosa che ha portato eh, poi lo stesso, lo stesso Castellucci a fare un, un comunicato proprio riguardante, riguardante questo allontanamento. E comunque al Sora è arrivato il tecnico della juniore Saldo Gerardi che è stato promosso e anche lui ha già sortito in coppa nel 3-3 contro l'Arce, un 3-3 che è arrivato proprio negli ultimi 10 minuti, il Sora perdeva eh, 3-1 e è riuscito a rimontare appunto dall'85 eh, ⁇ due gol all'Arce. Oltre a questo, c'è stato il cambio di allenatore del Formia, dove si è dimesso Francesco Troise per motivi personali. Stanto, stando a quanto ha detto lui, sono venute meno le motivazioni. E non è stato ancora nominato il, il sostituto di Troise. Eh, pare che, però, secondo le ultime indiscrezioni, il suo sostituto dovrebbe essere Alessandro Rosolino, che è già direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del club bianco-blu. Perfetto. Allora, noi ci avviciniamo all'inizio delle partite, stavo cercando di verificare in privato se un paio di nostri colleghi erano già pronti al campo con tutte quante le formazioni e vogliamo dare già la Coppa Italia, i risultati sì, della settimana possiamo, possiamo dare già la Coppa Italia perché eh, mercoledì scorso si è giocata l'andata dei sedicesimi di Coppa Italia d'Eccellenza questi i risultati Aranova-Corneto 0-1, Civitavecchia Atletico Vescovio 4-1, Campus Eura-Villalba 1-2, Tivoli e monterotondo 5-2, Real Monterotondo Rodondo Scalo Vigor Perconti 1 1 Sporting Genzano Monte 0-2 Anzio Unipomezia 0-1, Atletico Togiani Falaschi Lavigno 1-0 Virtus Nettuno Procisterna Latina Scalo Sermoneta 0-0 Boreale D'Onorione Astrea 4-2 Ottavia Casal Barrera 2 2 Audaci Cinzia 0-1 Gaeta Itri 2-0 Pontigna Vissezze 2-2 Morolo insieme a Sonia 1-1 e appunto Sora Arce 3-3. Ricordiamo che il ritorno di sedicesimi si giocherà il 23 ottobre. Mercoledì prossimo invece mercoledì 16 ci saranno i 32 di Coppa Italia di promozione. Queste le partite del turno Montefiascone, Vigora Vendente, Cerveteri, Ronciglione United, Dog Gallese, Bo CSL Soccer Montalto, Canale Monterano Tolfa, Fiumicino, Fregene Maccarese, Montemario Luis, Santa Marinella, Grifone Giallo Verde, Nova Auto Pro Roma, Almas Roma, Cantalice, BF Sport, Zena, Vissubbiaco, Vicovaro Certosa, Riano Passo Corese, Nomentum Sette Bagni, La Rustica Fiano Romano, Sporting e Montesagro, Polisportiva Sant'Angelo Romano. A seguire Indomita Pomezia Pion Torri, Atletico Benzizza Santa Maria delle Mole, Terracina, Nuovo Cos Latina, Sabaudia Monte San Biagio, Ostia Antica Pescatori Ostia, Palocco Fonte Meravigliosa, Rodolfo Morandi Polisportiva De Rossi, Lodigiani v Roma Team, Ceccano Ferentino, Monte San Giovanni Campano Rocca Secca, Atletico Cervaro Real Cassino Colosseo, Alatria Nitrella, Atletico Torrenova Lupa Frascati, Atletico Morena Rocca Priora, Colleferro Atletico Zagarolo e per chiudere Giardinetti Torre Angela. Benissimo, noi cerchiamo di preparare il primo collegamento della giornata. Proviamo sì ad andare, eh, con, eh, ad andare da Sergio Doraldo eh, in attesa di, de, del suo collegamento. Andiamo a dare gli ultimi due cambi di allenatore di questa settimana, quelli che non abbiamo detto, arrivano dalla promozione. Eh, sono diventati sei i cambi di panchina. Eh, al Rodolfo Morandi è stato esonerato Mussoni, anche lui comunque eh, dopo inizio di campionato al di sotto delle aspettative. È arrivata una sola vittoria al netto di quattro sconfitte. La panchina è stata per ora affidata al direttore sportivo Alessandro. Sandro Cuomo. Abbiamo e noi abbiamo in eh, diretta Sergio Toraldo. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Roma Futura. Allora siete collegati con l'Ottavio Pierangeli di Monte Rotondo dove da un paio di minuti sono. Hanno già iniziato le ostilità il Real Monterondo Scalo e il Corneto Tarquinia per la giornata di campionato odierna. Andiamo subito con la lettura delle formazioni delle due squadre. Iniziamo dagli ospiti che si schierano in maglia rossa e pantaloncini blu, quindi hanno gli stessi colori del Real. Il Corneto schiera Iacomini, Forieri, Birra.